Ed ecco lanciato Altobelli. Vola Altobelli in area di rigore. Stapleton lo sgambetta, calcio di rigore. Lorenzon ha sgambettato Altobelli ed è calcio di rigore. Abbiamo l'opportunità di rivedere questo fallo. E incaricato del calcio di rigore è Paolo Rossi. Sulla sinistra vedete l'arbitro Keizer, l'olandese che dirige la gara. Rossi spiazza il portiere e porta in vantaggio l'Italia. È il sesto minuto di gioco, gli azzurri conducono per 1-0. Calcio di rigore trasformato da Paolo Rossi per fallo di Lorenzon su Altobelli. Subito intervenuto da Hutton, bel triangolo con Bredi, prende Conti, il lancio su Altobelli. Altobelli dribbling a rientrare, tiro all'angolo e Altobelli raddoppia. Siamo al 18° minuto e l'Italia conduce per 2-0. Al gol di Rossi su calcio di rigore, adesso Altobelli ha aggiunto questo secondo gol, lanciato alla perfezione da Conti. Ecco, vedete che perde la palla Hutton, la riprende Conti. Immediatamente il bellissimo lancio, un invito ad Altobelli che entra in area, gli si pone davanti McGrath. Altobelli lo salta con disinvoltura, poi mira nell'angolo, tocca appena la palla Bonner ed è il 2-0. Gli azzurri. Stapleton. È il tiro di Waddock che fa centro. Waddock all'ottavo minuto del secondo tempo accorcia le distanze. Rivediamo l'azione. Stapleton la conduce, contrastato da Jerkovod, poi arriva anche Bagni, ma Stapleton si fa largo di forza, vede Waddock, gli offre il pallone, arriva Waddock e va a cogliere proprio l'angolino sulla sinistra di Tancredi. È il 2-1 per gli irlandesi all'ottavo minuto del secondo tempo. Ha segnato Waddock, probabilmente il giocatore